a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Che cosa mangio in un giorno? Iniziamo la mattinata ovviamente sempre con il latte e il caffè, quindi un bellissimo caffè latte, abbondo con il latte io di solito e un po' di questo dolcificante. In più inizio la mattina con un bel frutto, ovvero l'arancia, che ultimamente sono entrata in fissa come potete avere intuito. Siamo al momento del pranzo, oggi insalatona con la feta, come vi sto mostrando in questo momento. E sì, mi spiace, ma anche a sto giro vi dovete subire la mia insalatona. Dal prossimo giuro che cercherò di variare un po', ma appunto, come vi dico sempre, è quasi sempre il mio pranzo perché è leggero, però mi sazia veramente molto. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Momento integratori e sono sempre i soliti, come potete vedere c'è la new entry che vi ho fatto vedere nel vlog di venerdì scorso e anche la vitamina C che però quando ho registrato questo video ancora non mi era arrivata. Sì, possono sembrare tanti ma sono tutti essenziali. Bene ragazzi, adesso vi mostro la torta plum cake cocco e banana, che è un plum cake più che diciamo una torta, e adesso vi mostro i vari ingredienti che ci serviranno. Vi dirò anche a voce le dosi così le sapete, quindi nel caso prendete carta e penna per segnarvi tutto, e adesso vedremo poi insieme il procedimento. Se sentite rumore di sottofondo è perché sto già preriscaldando il forno, così dopo è bello pronto per infornare il tutto. È un esperimento perché non l'ho mai fatto prima, però almeno ho una ricetta da seguire, quindi vedremo come verrà a sto giro. Partiamo con la farina zero, che alla fine l'ho comprata perché mi sono accorta che c'era in troppe ricette, ho detto vabbè la prendiamo, e della farina zero ci serviranno 150 grammi. Poi passiamo alla farina di cocco, che raga vi confermo che è una farina, visto che l'altra volta quando ho fatto la ricetta della torta vi dicevo ma perché è venuta così, e una di voi molto gentilmente mi ha detto magari è cocco rapè. Però vedete qua, è farina questa, infatti boh, effettivamente è un po' grossa rispetto alla farina normale, però ci fidiamo ed è farina, e di questa ne serviranno 100 grammi. Uno yogurt bianco normalissimo, io userò questo della Coop che sono sempre quelli che compro, 85 grammi di olio di semi di girasole che io non ho, però questo olio per frittura che comunque ha al suo interno, se andate a vedere, tutti i vari semi, quindi c'è olio di semi, olio di insomma altre robe, però visto che ho questo olio qui uso questo perché tanto più o meno è uguale. 80 grammi di zucchero che io ho qua dentro, non lo uso mai lo zucchero, però almeno per le ricette mi è sempre comodo. Due banane che stanno anche già diventando molto mature, ma per fortuna la faccio oggi la ricetta così sono a posto, anche se tra parentesi io amo le banane mature, quelle acerbe proprio, cioè ovvio quelle acerbe non piacciono a nessuno, però soprattutto quelle mature hanno quel qualcosina in più che mi piace. Due uova che mi ero scordata di prendere ma ho subito preso, e sono proprio due, e qua io come vi ho già detto in altre volte non sono brava a sbattere le uova, quindi vabbè, vedremo. Un cucchiaio di gocce di cioccolato fondente, questo qui della Dosa, facile cucinare. Proveremo. Infine, non per importanza ovviamente, il lievito, questa è una bustina da 16 grammi, il classico quantitativo che serve per fare le torte di solito. Ora che vi ho fatto vedere tutto, tutte le grammature eccetera eccetera, andiamo subito all'opera. Eccoci qua, allora iniziamo con schiacciare le patate con una forchetta e metterle da parte. Raga, fanno un odore troppo troppo buono queste banane, sarò pazza ma hanno un odore veramente troppo buono. E adesso procediamo.
Adesso molto semplicemente mettiamo tutti gli ingredienti, tranne la banana, le gocce di cioccolato e la bustina di lievito che le metteremo alla fine, li mescolerò e mi sono munita, adesso ve lo faccio vedere, del mio sbattitore elettrico perché l'altra volta la ricetta era venuta buona, però l'impasto era un po' appunto pastoso, un po' che si impalugava in bocca, non so se è italiano, è quello che faceva. E quindi una ragazza di voi, gentilissima, mi ha consigliato di usare lo sbattitore elettrico, visto che ce l'ho, perché non usarlo? E quindi ho deciso di prenderlo. E sto pensando, tra un ingrediente e l'altro, di dare una frullatina, così si mescola tutto al meglio. Quindi mettiamo tutti gli ingredienti e solo alla fine che abbiamo mescolato un po', mettiamo le banane, che sono belle tutte schiacciatine, le gocce di cioccolato e la bustina di lievito e dopo mescoliamo tutto e poi ovviamente mettiamo in uno stampo. Non è così difficile, almeno non sembra così difficile, quindi vedremo come andrà a finire. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take. Liquido omogeneo lo stesso, anzi notavo che lo sbattitore elettrico mi rendeva le cose più difficili perché essendoci molta farina, queste cose qui insomma faceva fatica. Adesso lo travaso in questo recipiente, in questa tortiera, non so neanche come chiamarla, e poi lo metto in forno, quindi adesso mettiamo tutto. There's something that'll have what you need, what you need. Ecco qua, ora che è finita, la metto in forno per 40-45 minuti a 180 gradi. Darò un'occhiata ogni tanto a come è messa, visto che ogni forno è diverso, non so se la ricetta va benissimo anche per il mio forno, quindi io intanto la inforno e poi vediamo il processo. Vi dico già, l'odore, raga, è buonissimo, sa un sacco di banana e le gocce di cioccolato, se l'avessi fatta io la ricetta ne avrei messe molte di più, però mi sono basata sulla ricetta e che dire, non ho mai provato una ricetta del genere con la banana, quindi sono molto molto curiosa. Ok raga, sono passati 40 minuti e io ho abbassato un po' i gradi perché mi sembrava già abbastanza colorita, quindi io direi di stoppare qui, ho fatto anche la prova come potete vedere da quel buco e mi sembra pronta. Quindi ora spengo, lascio riposare un po'
E poi dopo la proveremo insieme. Secondo me sarà buonissima, raga, non avete idea del profumo che c'è in questa cucina. Adoro. Momento tisana, andiamo un po' a caso e viene fuori questa qui, caffè pistacchio e scorza d'arancia. Top. Adesso procedo anche con lo spuntino, quindi faccio tre fette biscottate con un po' di marmellata. Ok, questa qui è i mirtilli neri di bosco. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Ciao a tutti, è la torta che ha fatto Emanuele, fatta con, adesso dico gli ingredienti, allora c'è... Cazzo me ne frego, voglio parlare anch'io, posso? Allora c'è farina di cocco, scaglie gocce. E gocce di cioccolato fondente. Ha un aroma di banana perché effettivamente c'è, banane fresche quindi non aromi altro. Adesso facciamo la prova assaggio, mi ho già mangiato un pezzo di piante. Buonissimo, gostoso. Poi zucchero poco, perché è dietetica, però compratela. Solo per voi oggi 20 euro. Mi raccomando. Prima di cena la scaldo un po' e quello che manca è quello che ha mangiato Loris. Io l'ho assaggiata un po' e sembra veramente un sacco buona. Non è super dolce, ma è buona, cioè è molto equilibrata, mi verrebbe da dire. Cioè non è troppo dolce, ci sta, è giusta. Quindi io ve la consiglio. Comunque adesso la scaldo un pochino, mi mangio una fettina che poi tra pochissimo mangiamo. Eccoci arrivati al momento della cena con il mio salmone norvegese affumicato. Questa cena è veramente super veloce, quindi un pro sicuramente di questo salmone. E ovviamente mi faccio anche un po' di passata di pomodoro con il sugo al basilico per intingerci dentro il pane e fare un po' di scarpetta. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Ecco qua un overview finale di quello che ho mangiato a cena. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione nel caso non foste ancora iscritti. Ci vediamo super presto con un altro video, quindi alla prossima e ciao a tutti. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.